Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen. Buonasera. Allora, prima cosa, sono d'accordo con Sgarri, nel senso che uno dei problemi più seri con l'aumento, come dire, della produzione complessiva sia di Rai di Mediaset è il, diciamo, serbatoio di talenti, che non è solo gli attori, perché poi ci fermo qui se sono gli attori, ma secondo me è fondamentale anche quello degli scrittori e dei registi. Allora bisogna un attimo ragionare su quali sono i punti nel quale sia, come dire, la produzione, sia il broadcaster, sia gli agenti possono in qualche modo innestare un processo virtuoso. Io penso che ci sono in Italia alcune, sia da noi che a Mediaset, alcune esperienze che sono quelle delle macchine industriali seriali, che sono esattamente i punti dove, secondo me, vanno costruiti i percorsi dei talenti, vanno individuati i talenti e vanno costruiti i percorsi. Io voglio dire, parlo per i prodotti che ci abbiamo noi e ho tanti esempi di questo, nel senso sia di registi, sia di attori, ma sia soprattutto di sceneggiatori. Devo dire che gran parte degli sceneggiatori della televisione italiana attuali sono usciti da queste macchine seriali. C'è Gioia che sta lì, che un pochino mi conosce, e che sono, come dire, che nascono in un meccanismo particolare. In qualche modo io ne posso parlare, diciamo, con maggior cognizione di causa, nel senso che, per esempio, con delle cose le condivido con Roberto, ma sono parte in causa come produttore, nel senso che la Rai è produttrice insieme con grandi di queste cose, e quindi abbiamo una certa, come dire, attenzione e libertà nel poter creare dei percorsi. Allora, creare insieme alla gente dei percorsi. I percorsi quali sono? Dei percorsi attoriali all'interno di queste macchine, dei percorsi di chi scrive. Ci sono delle storie, cioè, poi certe volte noi pensiamo che qui siamo in un paese che è diverso, però c'è certe cose invece uguali a degli altri. Ci sono dei ruoli, io penso a quello che è il capo del Posto al Sole in Italia, che è un ragazzo di 34 anni che ha iniziato facendo il dialoghista con test, è passato a fare lo storyliner, è stato promosso a story editor, è diventato capo e ora è il coordinatore di quel gruppo, e c'ha 34 anni ed era un ragazzo sconosciuto che ha fatto un test, ha partecipato ai test che noi normalmente facciamo. Questo vale per dei registi, ma non voglio fare nomi perché magari faccio torto ad altri di cui non mi ricordo, che partono avendo dei percorsi, perché in quei percorsi là tu puoi controllare, puoi capire quando un talento è pronto per fare delle cose, perché io a 25 anni non ero pronto per fare delle cose che magari a 30 dopo un certo tipo di lavoro ero pronto a farlo. Allora, l'aiuto che secondo me da una parte deve dare ovviamente il broadcaster, il produttore e tutti quelli che hanno attenzione a quel serbatoio. Teniamo presente che, come dire, queste fabbriche vanno secondo me collegate con delle realtà che esistono in Italia. Io per esempio ho cercato un collegamento diretto, ma diretto, tra casting e per esempio centro sperimentale di cinematografia, sia di attori, sia di scrittori dell'arte per la televisione che del cinema, cioè di persone che stanno facendo scuola, e i casting lì o i professori lì segnalano direttamente per diciamo, i migliori, per fare test e per entrare, come dire, a completare il loro percorso professionale dentro queste macchine. Allora, la gente, la gente è quello che sa fare bene il suo lavoro, cioè che non fa solo il rappresentante, no, non fa solo il rappresentante, quello me lo vedo io, cioè che non è solo il rappresentante, non è Moggi che c'ha il giocatore di calcio, è qualcuno che sa leggere un copione bene, che molto spesso io devo dire che trovo da alcuni agenti più capacità di leggere i copioni, a volte in altre figure professionali che dovrebbero saperli leggere meglio, che in qualche modo capisce che quel percorso per quel talento è giusto, magari un percorso che dura 3 anni, 4 anni, che però invece è qualcosa che lo farà fiorire dopo quei 4 anni e che forse non va bruciato in certi momenti. E quindi questo è una ricchezza di un lavoro dove tutte le parti devono convergere su questo. E io a questo proposito, a proposito di percorsi virtuosi, infatti ho invitato Alessio Boni, che conosco da
da molti anni, seguivo la sua carriera perché ha cominciato in teatro, nella scuola di teatro con mia sorella, con una delle mie sorelle, e ci siamo incontrati recentemente a Taormina, abbiamo partecipato a una, così, una chiacchierata con gli studenti, per cui direi, ho scoperto che lui ha fatto questo percorso, è passato dalle piastrelle al teatro, dal teatro alla televisione, vabbè la televisione, la meglio gioventù, la super televisione, e al cinema, e ritorno, per cui, cioè, voglio dire, quanto ha contato il tuo agente? Tu non hai cambiato molti agenti, vero? A differenza di Lucrezia. Buonasera, no? Non ci ha provato mai nessuno. E quanto era la tua tenacia, quanto sei stato sostenuto? Non ci hanno provato, com'è? Com'è la tua storia? No, io ho un percorso abbastanza indietro. Stavo con un agente quando ero qui a Roma, facevo più provini pubblicitari eccetera qua da un anno o due, ma al secondo anno d'accademia venne proprio un aiuto della mia agente con cui sto oramai da 18 anni, mi trovo benissimo, Paola Bonelli, allora si chiamava Promotion 2 ed è qui con me stasera, grazie. Brava. E una sua aiutante, lei ovviamente era dietro la sua scrivania e faceva tante cose già importanti 18 anni fa eccetera, Jean-Marie Volanté eccetera eccetera, illustri attori, è venuta a vedere il secondo anno d'Accademia d'Arte Drammatica, facevamo con Orazio Costa, e si fermò questa signora fuori, diede dei bigliettini a due o tre persone che secondo lei riteneva opportuno che andassimo a parlare con Paola e Luciana eccetera eccetera eccetera. Io il giorno dopo mi presentai, mi presero e insieme abbiamo fatto un percorso e sono qua, tuttora, 18 anni con lei, mi trovo benissimo e non ho la minima intenzione di, non ho litigato eccetera, a tranne discusse, ma... Come si fa Alessio? Ma questo è stato un caso, questo è stato un caso. Questa, sì, no, ma a parte questo volevo sottolineare il fatto di, si sono sollevate delle voci prima, infatti Barbara Giordani, riallaccio il tuo discorso, cioè tra l'altro questo che fate è una cosa abbastanza fuori dal comune, è importantissima, con delle persone che vengono già provinate, che vengono già accolte da voi, voi le individuate, fate questa cosa, 14, 15, quello che è, e poi avete fatto questa selezione, che è ottima. Ma a me arrivano, io ho un sito, arrivano delle email spaventose, proprio di persone disperate che hanno fatto il centro, che hanno fatto l'Accademia, che hanno fatto Palmi, che hanno fatto la scuola di Sciaccaluga, che hanno fatto il Piccolo Teatro di Milano, che hanno fatto la scuola di teatro di Luca Ronconi a Torino, eccetera, giovani di 25, 26, 27 anni che non riescono, e questo lo dico a voi sinceramente, ad avere un appuntamento con un agente. Bravo! Allora, veramente, guarda, lo sostengo perché io so quanto è difficile. Io capisco anche, io a volte arrivavo con il diploma d'Accademia d'Arte Drammatica e neanche mi provinavano e mi dicevano, ma tu sei di teatro, no grazie. Scusi Alessio, volevi dire agente o casting? Agente, casti, tutti, tutti quanti, tutti quanti. Adesso io non voglio dare responsabilità a chi ci mancherebbe. Io lo chiedo, ma guardate, non è una polemica, è una cosa che vorrei scoprire insieme, siamo qui a dialogare, parliamo tutti quanti dello stesso lavoro e mi interessa seriamente, se no non sarei qua. Allora, perché? Da che cosa dipende? In base a quale criterio? Allora, io, con tutto rispetto per le compagnie amatoriali, ma... vorrei chiedere a ognuno di voi, se aveste un figlio e ha un problema grave, se andate a farlo vedere da un medico professionista, serio, appassionato del suo lavoro, che ricerca ogni volta qualcosa per essere migliore il giorno dopo, piuttosto che un medico amatoriale. Ecco, questo ve lo chiederei. Poi, chiusa parentesi. È giusto avere questa fucina che viene da tutte le parti, dimenticandosi di persone che veramente stanno lì tutti i giorni, tutti i giorni, 3 anni, 4 anni, 5 anni magari, a studiare l'indecasillabi, settenaria, a capire che cos'è una cesura e ad appassionarsi seriamente del proprio lavoro. Io veramente stendo, veramente non lo so, non so che fare, perché ci sono dei ragazzi che sono straordinari, che non hanno neanche la possibilità di far arrivare la fotografia. Perché? Ma non è che chiedo perché a te, a lei, ma perché? Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì.